Due giorni fa, insieme a Fabiana Della Valle, abbiamo parlato di quella che dovrebbe essere una probabile, potenziale, possibile, quasi certa conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Ieri abbiamo parlato di un ipotetico, molto probabile rinnovo di Alessandro, che potrebbe andare nella direzione di confermare la rosa della Juve esattamente come in questa stagione. Oggi Romeo Agresti ci fa sapere che il rinnovo di Milik è sempre più vicino. Ieri addirittura Giovanni Albanese aveva parlato di un ipotetico riscatto di Milik o in alternativa di un Morata 3.0. Stiamo parlando di mosse che vanno tutte in quella direzione, no? Giocatori che ha allenato Massimiliano Allegri, giocatori che stima Massimiliano Allegri, giocatori che ipoteticamente avrebbero un senso in panchina con Massimiliano Allegri. Io rimango della mia opinione, che è un'opinione, non è una notizia, è un'opinione. Secondo me Allegri non sarà allenatore della Juventus l'anno prossimo, perché sarà lui a chiedere di interrompere il contratto lavorativo. So che tanti non sono d'accordo con me, innanzitutto per la questione economica. Secondo tanti Massimiliano Allegri non andrebbe a rinunciare a tutti quei soldi a disposizione della Juventus per altri due anni, e soprattutto è un testardo in senso buono, quindi non lascerebbe il suo incarico alla Juventus senza aver riportato la Juventus a dei livelli accettabili. Io concordo con questa visione e so benissimo che la logica impone esattamente di pensare il contrario, e cioè che Allegri sarà allenatore della Juventus anche l'anno prossimo, perché queste ragioni sono sacrosante, e proprio perché ci si sta muovendo in una direzione che va verso il rinnovo di determinati giocatori della Juventus. Addirittura Fabiana l'altro giorno ci parlava di Ricky Massara, che ha già giocato con Allegri, conosce molto bene Allegri e che potrebbe diventare un dirigente della Juventus, voce già confermata comunque da altre testate giornalistiche e altri giornalisti nei mesi scorsi, nei mesi precedenti, il che significa che probabilmente lì davvero si sta muovendo qualcosa e bisognerà capire lato Milan se Massara potrà liberarsi oppure no. Sono tutte cose logiche, sono tutte cose logiche. Il mio sentore nasce dal fatto che vedo proprio un Allegri che in questo momento sta dando forse tutto se stesso come mai aveva dato nel suo ritorno alla Juventus, e siccome sta semplicemente preparando un gran finale, un'uscita di scena degna di nota, un'uscita di scena non banale, come non è banale Massimiliano Allegri e come è divisivo Massimiliano Allegri. Ora, la domanda delle domande: Allegri dovrebbe essere riconfermato sulla panchina della Juventus, sì o no? Penso che la risposta vada articolata, nel senso, ad oggi abbiamo poca probabilità, anzi ad oggi è impossibile battezzare la stagione della Juve, perché siamo a fine marzo e perché ad aprile la Juventus si gioca tutta la stagione. La notizia quest'anno è che c'è una stagione da giocarsi per la Juventus nel finale. Lo scorso anno c'era poco, perché arrivati a marzo eravamo già stati eliminati dalla Champions League agli ottavi, quindi non avevamo una competizione europea, eravamo lontanissimi dalla vetta della classifica in Serie A, eravamo una squadra che doveva semplicemente confermare un quarto posto e una squadra che andava a giocarsi una finale di Coppa Italia. Quest'anno è differente? La risposta è sì e no. Sì e no per un motivo: siamo fuori dalla Champions, e non siamo fuori dalla Champions a marzo, siamo fuori dalla Champions da ottobre. Infatti, quando l'altro giorno sentivo tante persone tristi per essere assenti dall'urna che va a battezzare, no? Poi le partite di Champions, io ero abbastanza sereno e tranquillo perché l'avevo già digerita, perché a me il male non è stato vedere Inter, Milan e Napoli, che molto probabilmente almeno una delle tre, Benfica permettendo, arriverà in finale di Champions. Non è quello. È il fatto che la Juventus, con Allegri, con Pirlo, con Sarri, con Allegri, si ferma ai quarti, agli ottavi, non arriva ai quarti, e addirittura si ferma ai gironi. Questo mi ha fatto male. Non è un anno, perché un anno può capitare. È uno, più uno, più uno, più uno, dove l'obiettivo grosso, quindi la Champions, diventa sempre più complicato. Non la vittoria della Champions, intendiamoci, perché qua bisogna essere onesti intellettualmente. Vittoria della Champions è una roba che non ci appartiene in questo momento, non possiamo neanche prenderla in considerazione. È ovvio che poi dovessimo arrivare ad avere un quarto di finale del tipo di quello che è venuto fuori in questo momento dagli italiani, diventerebbe diritto, ma non è roba nostra, non ci siamo,
Noi abbiamo fatto una vittoria su 6 partite, ne abbiamo perse 5, abbiamo perso anche contro avversari decisamente alla nostra portata, anzi, quindi noi a Champions proprio non dobbiamo nemmeno prenderla in considerazione. Noi abbiamo già fallito quell'obiettivo stagionale ed è l'unico obiettivo stagionale che abbiamo fallito. Quando vi parlavo di, nel video, questa Juventus è forte, vi dicevo, ma quando costruiva la Juventus quest'estate si sarebbero aspettati di arrivare a fine marzo con la lotta a scudetto non aperta, perché non è aperta, con la Champions League eliminata ai gironi, con l'Europa League, d'accordo, che è una consolazione, e con la Coppa Italia? La risposta è no. E quindi dal punto di vista della valutazione della stagione, come la stagione della Juve non è positiva e non potrà più essere positiva, proprio perché scudetto e Champions, che sono i due obiettivi principali, lotta scudetto e rimanere in Champions il più lungo possibile, non sono stati conquistati dalla Juve. Meno che la Juve ora ad aprile non andrà a deliziarci con una rimonta scudetto, secondo me impronosticabile, per la Juve in primis e per il Napoli in seconda battuta, che non vedo possibilità di. Ovviamente tutto passa anche dalle aule dei tribunali, dalla restituzione dei 15 punti, da eventualmente la soluzione lato stipendi. Quindi per me, francamente, al di là di quello che è il campo, anche l'extracampo ci suggerisce che soltanto un sognatore potrebbe pensare effettivamente allo scudetto, però è bello sapere che ci sono anche sognatori tra di noi, mi fa piacere. Io mi ritengo una persona fortemente ottimista, ma da questo punto di vista credo che sia francamente molto complicato. Quindi la valutazione della stagione della Juventus non può essere completata adesso, sicuramente non è una stagione trionfale per quanto mi riguarda, non è la stagione che mi aspettavo. Poi, se mi dite, vincendo la Coppa Italia e vincendo l'Europa League, saresti felice oppure no? Sarei una Pasqua, sarei felicissimo, felicissimissimo, felicissimissimissimissimo. Però non sarebbe la stagione che mi ero ipotizzato, che mi ero creato, perché l'Europa League la vinco in seguito a un fallimento di un obiettivo principale, la Coppa Italia è un trofeo che se c'è sono contento, se non c'è non mi strappo i capelli, è sempre meglio vincerla che non vincerla, mi farebbe piacere dopo un anno senza titoli. In campionato Napoli sta facendo una stagione meravigliosa, noi non siamo mai riusciti nemmeno ad avvicinarci, per ragioni extracampo, sì, ma anche per ragioni di campo, perché sul campo, quando ancora i 15 punti non c'erano, il Napoli ci ha dato una batosta, una lezione tattica che non ci dimenticheremo. Quindi, insomma, vanno prese in considerazione un po' tutte queste cose qui. Quindi la stagione della Juventus, secondo me, oggi fa fatica a valutarla. E quindi quest'oggi facciamo fatica a capire se l'allenatore meriterebbe o non meriterebbe l'esonero, perché la stagione non è completata. Io vi dico che secondo me c'è stato un momento in cui oggettivamente la Juventus avrebbe dovuto esonerare l'allenatore, che è il momento in cui tra Monza, Maccabi, la situazione era completamente andata, Champions compromessa, campionato, Juventus metà classifica, qualcosina di meno anche, si perdeva contro squadre che sulla carta non dovevano costituire un problema e non si faceva niente, non si vedeva niente. Lì secondo me oggettivamente l'esonero era quasi d'obbligo. Ed esagero, forse dico una cosa pesante, qualsiasi altro allenatore probabilmente diverso da Allegri, differente da Allegri, da questo Allegri qui sarebbe stato esonerato. Perché dico da questo Allegri qui? Perché questo Allegri qui ha uno stipendio molto importante, lo sappiamo, ha altri 2 anni di contratto, non è confermata dai principali giornalisti sportivi l'opzione di separazione a metà dei 4 anni, quindi la scadenza di questa stagione sportiva, non è così, ci sono altri 2 anni di Allegri e c'è uno stipendio molto importante. Soprattutto Allegri era già stato esonerato dalla Juventus, la Juventus aveva già riconosciuto un anno di stipendio a Massimiliano Allegri, tenendolo fermo, ingaggiando Maurizio Sarri, ed era una Juventus sicuramente più ricca, figuriamoci questa Juventus qui che a livello di introiti, di bilanci, deve un po' stringere la cinghia. Quindi io sono convinto che l'insieme di queste cose abbia favorito la permanenza di Massimiliano Allegri in panchina, oltre al fatto che probabilmente la Juventus già iniziava a capire qualcosa lato extracampo,
quindi probabilmente la preoccupazione principale in quel momento non era e non poteva essere l'allenatore. A giugno, quando le palle saranno ferme, quando capiremo i punti di penalizzazione, la fine della classifica, tutto quello che sarà, secondo me sarà difficile parlare comunque di campo. Sarà molto complicato. E la domanda delle domande: Massimiliano Allegri deve essere ancora allenatore della Juventus, sì oppure no? Secondo me passa anche molto dalla domanda: qual è il progetto che vorrà fare la Juventus? Quale sarà la volontà della Juventus da qui ai prossimi due anni? Questa è la domanda principale, al di là di quelli che saranno i meriti, perché capisci bene che al caso Allegri non lo puoi lasciare, difficilmente lo puoi lasciare in questo momento qui di incertezza atomica, proprio perché dovresti riconoscergli due anni di contratto per tenerlo fermo, scegliere un altro allenatore, fare il mercato per quest'altro allenatore. Secondo me sarebbe molto complicato salutare Massimiliano Allegri, esonerare Massimiliano Allegri, proprio perché in principio c'era stata una scelta di 4 anni sull'allenatore con un ingaggio molto pesante. Secondo me sarebbe molto complicato, quindi credo che l'unica via potrebbe essere quella che vi dicevo prima, che Allegri decide di sua spontanea volontà di fare un passo indietro. E secondo me non... so che è una battaglia contro i mulini a vento, la vedo solo io questa opzione, ma io non la scarto a priori. Ripeto, logicamente avete ragione voi, sembra la roba meno probabile, però io ancora non mi sento di scartarla. Però ragazzi, c'è da fare anche un'altra considerazione, che prima vi parlavo di oggettività, e quindi c'era un momento del campionato, un momento della stagione in cui era una valutazione oggettiva. La Juventus stava andando male, la squadra sembrava completamente distante dall'allenatore, sembrava un corpo estraneo e non si vedevano margini di miglioramento, di crescita. Ora non è più così, è un'altra Juventus sia in campo, proprio per quello che ha conquistato, per la posizione in classifica in Serie A che avrebbe con i punti che ha conquistato sul campo, quindi la squadra immediatamente dopo il Napoli. Lo è per quello che ha fatto vedere nel percorso di Coppa Italia, una squadra che è arrivata in semifinale di Coppa Italia. Lo è per quello che ha dimostrato nelle partite di Europa League, con dei limiti certo, ma anche con una cosa che sembra banale ma non lo è: essere tornata a vincere in trasferta. Vince a Nantes, vince a Friburgo, vince a Milano con l'Inter. So che sembra una cosa piccola, ma questi 6 gol segnati in trasferta, 0 subiti in queste 3 partite qui, aprono un mondo differente di Juventus che non avevamo visto fino a questo punto. La Juventus quest'anno in trasferta aveva faticato e tanto. Quindi ora siamo nel momento in cui una persona potrebbe ritenere giusto o sbagliato continuare con Massimiliano Allegri a seconda di quella che è la sua visione, no? Parlavamo prima di oggettività, ok? Quindi era oggettivo la situazione terrificante della Juventus, oggettivo che si stavano fallendo gli obiettivi, oggettivo che la squadra fosse entrata in un vortice nero, oggettivo che le cose non andavano come dovevano andare. Quello era oggettivo. Bastava guardare le partite, bastava guardare i risultati, bastava guardare la gestione anche della comunicazione. Era oggettivo. Ora non è più così. Ora credo che sia soggettivo. Ci sono quelli che vorrebbero esonerare Allegri, ci sono quelli che vorrebbero continuare con Allegri. Io vi dicevo prima, io non posso essere soddisfatto al 100% della stagione. Sarei felicissimo di vincere quei trofei, ma arriverei a valutare la stagione con gioia, con felicità, perché si è vinto e si sono vinti 2 trofei, ma anche con il peso specifico di una stagione che è diventata tale perché abbiamo sbagliato ancora una volta all'inizio. Quindi la domanda delle domande: io andrei avanti con Allegri? Io lo dico tranquillamente, io cambierei allenatore l'anno prossimo, io cambierei allenatore, ma per un motivo. Prima vi dicevo, la domanda delle domande è: cosa vuol fare la Juventus? Qual è il progetto della Juventus? E io, vedendo come si sta muovendo il calcio in Europa, in particolar modo il calcio in Italia, come dobbiamo farci trovare pronti all'evenienza di sanzioni pesanti, io vorrei una squadra in grado di costruirsi un impianto, costruirsi un'identità precisa, costruirsi in casa dei ragazzi come si sta facendo e bene in questa stagione anche con Allegri, ma vorrei veramente un'unione a 360 gradi con un allenatore che vada a capitalizzare al meglio queste cose e che mi vada a garantire una crescita, quel famoso creare valore di cui parlava Allegri, no? E attraverso questi principi, questi elementi,
arrivare ad ottenere risultati. Allegri è la natura che può fare queste cose qui? Lo può fare. Per me lo può fare. Se devo dirvi se lo ritengo bravo a fare queste cose, la mia risposta è no. Perché Allegri lo può fare, ma verrebbe, tra virgolette, imbrigliato in un'identità che non è la sua. Traduco. Se l'obiettivo della Juventus l'anno prossimo sarà continuare sulla falsa riga del faccio la squadra con dei giocatori che individualmente hanno delle caratteristiche importanti, individualmente possono risolverti la giocata, vado a migliorarti il reparto difensivo, vado a prenderti, faccio un mercato tra virgolette con i nomi, con dei giocatori forti, già forti nell'immediato, allora Massimiliano Allegri non deve muoversi da quella panchina. Massimiliano Allegri deve rimanere lì. Io sono convinto che Massimiliano Allegri su una panchina, butto un nome a caso, del PSG, che per antonomasia è la squadra che ha i nomi, i giocatori che fanno le giocate, si troverebbe a suo agio, sarebbe completamente a suo agio, completamente. Nell'idea di Juve che secondo me la Juventus stessa ci sta dando, non vedo Allegri allenatore giusto. Ma perché? Perché è un progetto differente da quello che si era pensato probabilmente 2 anni prima. Non era la direzione, secondo me, che la Juventus doveva prendere con Allegri, ma io questo lo dico da quando è stato scelto Allegri. Da quando è stato scelto Allegri, a maggior ragione in un momento così difficile, a livello economico, secondo me, in prima battuta, dove la Juventus difficilmente potrà andarsi a conquistare quella fetta di mercato in cui si vanno a prendere quei giocatori che una volta erano. Se no, sarà necessario andare a, tra virgolette, clonare il mercato di quest'estate e prendere Pogba, Di Maria, i Milik, i Paredes, i giocatori che hanno un nome, ma che dall'altra parte si portano dietro un'età alta, uno stipendio importante, magari dei parametri zero che quindi vanno ancora di più pompati, e delle condizioni fisiche precarie, o magari dei giocatori che non si inseriscono bene, come nel caso di Paredes. Quindi la domanda delle domande è questa: cosa vuol fare la Juventus? Perché in base a quello che vuol fare la Juventus bisogna metterci un allenatore di un certo tipo. Quindi se l'idea della Juventus è non fare mercato, come vi dicevo ieri nel video di Alessandro, mantenere la rosa di quest'anno, rinnovare i giocatori, fare un paio di inserimenti e basta, riscatto Milik, rinnovo Alessandro, rinnovo Rabiot, rinnovo Di Maria, ragiono con Cuadrado, non riscatto Paredes, prendo un giocatore al posto di Cuadrado, allora Allegri non si deve muovere dalla panchina, non si deve muovere da lì, non si deve muovere da lì. Se l'idea della Juventus è invece volere iniziare un progetto tecnico differente, basato anche sulla compravendita, soprattutto sullo scouting, che è una cosa che secondo me sta mancando molto per quanto riguarda la prima squadra e che invece stanno facendo in maniera eccellente per quanto riguarda l'Under 23, la Next Gen, e quindi voler creare veramente una squadra che si incastra e che ruota, che diventa un tutt'uno perfetto tra Next Gen e prima squadra, allora secondo me Allegri lo può fare, perché anche questa stagione ha dimostrato che alcuni giocatori sta garantendo minutaggio, ma credo che in primis non sia quello che vuol fare Allegri. Ma si sente anche per come ne parla, no? Quando parla di giovani, poi si corregge e dice, no vabbè, giovani, come esperienza. Perché? Perché probabilmente lui ha sempre ragionato in un modo, quest'anno è stato costretto per necessità a ragionare in un altro, i risultati sono secondo me arrivati anche grazie a questi ragazzi con meno esperienza, che si vanno a giocare per la prima volta delle partite importanti, anche se, che ne so, sulle a San Siro. E secondo me è stato bravissimo Allegri a dire do sicurezza, vado a motivare Sulle, lo vado a mettere titolare. C'erano pochi giocatori, certo, è stata una scelta in base all'emergenza, certo, però l'Allegri qualche anno fa probabilmente si sarebbe inventato qualcos'altro, eh? Avrebbe davvero magari messo Paredes dal primo minuto con Fagioli un po' più avanti. Secondo me sì, secondo me ci sono stati dei miglioramenti anche proprio dal punto di vista della visione da parte di Allegri. Poi se devo dirvi che Allegri è l'allenatore ideale nella crescita individuale dei giovani, vi dico di no. Per me Allegri non ha problemi con i giovani, Allegri è un allenatore che ha sempre fatto giocare tantissimi giovani, ma tantissimi, non guarda l'età, guarda l'esperienza. Tanti esordi comunque delle giovanili sono stati fatti da Allegri, che però non ha voluto valorizzare negli anni precedenti questi ragazzi, cosa che invece in questa stagione si sta facendo. Ma la sta facendo Allegri o la sta facendo la Juventus perché ha in testa un progetto differente e un mercato differente già a partire da quest'estate? Poi io ve l'ho detto, io vorrei un progetto diverso, che perché banalmente abbiamo avuto 7 anni di Massimiliano Allegri, 7 anni sono, secondo me, tanti, 5 anni sono stati magnifici,
uno, quello dell'anno scorso da dimenticare, quello di quest'anno può comunque finire bene nonostante le difficoltà e nonostante secondo me la non completa felicità di un tifoso della Juventus anche in caso di vittoria di Coppa Italia e Europa League, che sarebbe contentissimo, almeno personalmente sarei contentissimo, ma sarebbe un peso specifico differente. Però questa stagione può ancora finire bene, non benissimo, non ottimamente, ma bene. Servirà un aprile di fuoco per farlo. Credo che Massimiliano Allegri abbia le competenze per gestire al meglio questo mese qui, e penso che abbia anche la rosa per far fronte agli impegni ravvicinati. Poi, io ve l'ho detto, io vorrei un progetto tecnico differente. Rimarrà Allegri? Pace. Pace. Non succede niente. La mia volontà di voler vedere qualcosa di diverso dopo tanti anni in cui siamo andati in questa direzione è una mia volontà, è un mio desiderio, è una mia speranza, però finisce lì. Non è che sono qui a dirvi no, se la Juve diventerà Allegri non guarderò le partite, ma non esiste, ma semplicemente non esiste. Sicuramente vorrei un progetto differente, che alla Juve ho visto soltanto intraprendere e compirlo. Forse lì è stato fatto addirittura il passo troppo lungo, ci sarà una via di mezzo, no? Un allenatore che avrà quelle caratteristiche di Pirlo, ma anche dell'esperienza in più. Ci sono allenatori che stanno facendo molto bene, ci sono i vari Italiano, i vari Dionisi, i vari De Zerbi, ce ne sono tanti, Igor Tudor. Secondo io, lo dicevo a Matte l'altro giorno, per me la Juventus punterà a Igor Tudor. Rapporti con la Marsiglia eccellenti, si sta parlando anche per Milik. Non è quest'anno, magari sarà il prossimo, non lo so. È ovvio che la mia sensazione si scontra con quelle che sono le ricostruzioni giornalistiche. Anche ieri Fabiana, l'altro ieri, ci diceva no, la Juve si sta muovendo con questi rinnovi perché sa che ci sarà Allegri in panchina, perché ha la certezza. Si sta muovendo con Massara perché ha la certezza che ci sarà Allegri in panchina. Massara secondo me ha costruito un gran Milan negli anni. Ci ha messo 2 stagioni e mezzo, ha sbagliato il mercato da campione d'Italia, perché quello di quest'anno è stato un mercato fino adesso, poi magari sul lungo si rivelerà un mercato giusto. Nell'immediato da campione d'Italia sicuramente non ha fatto un gran mercato, è un dirigente capace, se con Allegri ha un gran rapporto, ben venga Massara, che però a quanto pare, secondo me, per quello che è la ricostruzione che sto facendo con i rinnovi di tutti questi giocatori, anche dei giocatori come Alessandro che sembravano semplicemente caselline sul calendario delle X da mettere per arrivare alla fine del contratto, non so che mercato potrà fare Massara. Quindi è questo che secondo me va preso in considerazione, anche perché la Juventus ci dà segnali contrastanti, no? Cioè ci parla di una rosa che dovrà autofinanziarsi, di una società che dovrà autofinanziarsi entro il 2025, si vorranno annullare tutti i segni meno che ci sono sul bilancio, stiamo parlando di un record negativo di bilancio nella storia della Serie A, quindi non bruschettini, stiamo parlando di soldi veri, ci sono già stati degli aumenti di capitale, ora c'è questo punto interrogativo incredibile dal punto di vista di quella che sarà la qualificazione europea dell'anno prossimo alla Juve. Magari ci arriveremo in campo, magari non ci arriveremo in campo, perché la sentenza dà, la sentenza toglie, magari ci sarà un'altra sentenza, magari non ci sarà, magari ci sarà una multa molto pesante per quanto riguarda gli stipendi, magari finirà tutto tra la luce e vino, magari la UEFA ci squalificherà per la violazione di alcune norme legate al fair play finanziario, magari ci sarà Superlega. Ragazzi, oggi è un punto interrogativo continuo, è solo che le società devono muoversi già oggi, cioè non è che possono organizzare la prossima stagione a luglio, non funziona così. Quindi secondo me Allegri in questo momento darà tutto se stesso per arrivare alla fine di questa stagione da vincitore. Secondo me Allegri vuole tornare a vincere con la Juve. Ecco, vi dico, se Allegri non dovesse vincere anche un trofeo quest'anno, Non credo che mollerà, perché secondo me lui vuole tornare a vincere con la Juve e adesso sente la possibilità di tornare a vincere e magari anche un trofeo europeo, perché Juventus ha avuto un sorteggio non eccezionale, ma secondo me ha le carte in regola per battere lo Sporting, per battere una Siviglia United ed arrivare in finale a affrontare quella che arriva di là. Ha le carte in regola per farlo. È facile? No. In questo momento riusciremo a? No. Però c'è un aprile di mezzo, un aprile importante, un aprile secondo me nel quale Allegri si sta caricando. Ed è un controsenso, no? Perché voi dite, ma come? L'anno scorso 0 titoli confermato, magari quest'anno 0 titoli confermato. Sì, perché in questo momento, ragazzi, non se ne fa nemmeno più una questione di campo.
La Juventus 2 anni fa ha scelto Allegri e ha fatto un contratto così lungo e oneroso ad Allegri per non aver più l'idea di tornare sul discorso allenatore. Quindi anche controintuitivo, no? Pensare alla possibilità che si possa cambiare. Ha scelto Allegri e ha messo Allegri al centro del villaggio. Giusto? Sbagliato? Ripeto, è soggettivo. Per me era oggettivo che arrivati a un certo punto non fosse più in grado di, secondo me è stato molto bravo invece a dimostrare che era in grado di, ma la vera forza secondo me di Massimiliano Allegri è stata post sentenza, perché lì ho visto veramente la volontà di mettere la squadra al riparo, anche con scelte comunicative che io ritenevo sbagliate, come quel dobbiamo salvarci. Ora sicuramente la squadra ha raggiunto un livello diverso di approccio alle partite, questo senza ombra di dubbio. È sufficiente questo per confermare Allegri? L'altro giorno sentivo Davum che diceva: il prossimo allenatore della Juventus, se ci sarà un prossimo allenatore della Juventus, a livello di impostazione di gioco, a livello di schemi, a livello di quello che deve chiedere di far fare ai giocatori in campo, ragazzi, ne avrà da fare, ne avrà, perché si trova una squadra che è completamente carente da questo punto di vista, c'è poco o niente. Ma a livello di personalità, di tempra, a livello di volontà dei calciatori, a livello di spirito di squadra, si ritroverà una squadra che è tosta da questo punto di vista. Io sono d'accordissimo con lui, perché questa è la caratteristica della Juve di quest'anno, che non aveva la Juve dell'anno scorso. E lì, secondo me, è stata una grossa responsabilità dell'allenatore, che non era riuscito a entrare in contatto con i suoi uomini, a creare quello spirito di squadra che invece oggi vediamo. Oggi lo vediamo. La Juventus gioca al calcio Miglior Italia? No, non ci va neanche vicino. La Juventus è una squadra tosta da affrontare perché è una squadra che mette in difficoltà gli avversari? Sì. La Juventus è una squadra tosta da affrontare perché lotta su ogni pallone? Sì. La Juventus è una squadra tosta da affrontare perché ha dei valori individuali altissimi? Sì. La Juventus ha delle caratteristiche, ha dei pregi, ha dei difetti? Ne ha tantissimi. Però il discorso è sempre quello. La Juventus oggi non guarderà alla conferma dell'allenatore o l'esonero dell'allenatore in base a quelli che saranno i risultati sportivi. Secondo me è il mondo al contrario, sarà l'allenatore a decidere se andare avanti oppure no in base a quello che vincerà o non vincerà. È il mondo al contrario. Però la Juventus, se vorrà confermare Massimiliano Allegri, dovrà farsi questa domanda e darsi una risposta. Dove mi vedo tra 2 anni? Qual è il progetto che voglio intraprendere da giugno 2023 a giugno 2025, le prossime 2 stagioni sportive, quali obiettivi dovranno avere? Perché se la risposta poi sarà arrivare nelle prime 4 per i prossimi 2 anni, quindi garantirmi l'accesso alla Champions, arrivare ai gironi di Champions, li puoi passare come no, quindi puoi retrocedere in Europa League e andare a giocare in Europa League perché comunque mi interessa provare a vincere l'Europa League, arrivare in semifinale o in finale di Coppa Italia per provare a vincere la Coppa Italia, che la vinco, succede niente, che non la vinco, succede niente. Allora io qui alzo le mani e dico: vabbè, se dica queste robe qui avrà la loro volontà, però sinceramente a me non sembrano obiettivi da Juventus. Quindi metteteci chi volete in panchina, nome che volete, confermate Allegri, metteteci un altro. Se questi sono gli obiettivi, saranno 2 anni tristi per la Juventus. Se l'obiettivo è tornare a lottare addirittura per arrivare, che ne so, in semifinale di Champions o in finale di Champions, e quindi si farà una squadra di un certo tipo e si faranno degli investimenti importanti, perché si potranno fare, perché fuori dal campo abbiamo messo tutto a posto, perché la UEFA non ci squalifica dalle coppe, perché Exor ha fatto un aumento di capitale, allora non togliete Massimiliano Allegri da lì, cioè lasciatelo lì. Se l'obiettivo è ragazzi, soldi pochini, 2-3 acquisti li riusciamo a fare, toh, 40 milioni sul mercato li mettiamo, gli altri sono ragazzi che dovranno venire su dalle giovanili, nel frattempo gli altri che sono venuti su in questi anni diventeranno i titolari, creeremo valore, nomi non ne prenderemo, anzi delle due forse saremo costretti a vendere Vlahovic, magari saremo costretti a non rinnovare Rabiot, Di Maria non rinnoverà. Allora dico, siamo sicuri che Allegri sia il nome giusto? È un insieme di tutte queste cose. La domanda, ripeto, poi noi abbiamo un'opinione, c'è la nostra opinione oggettiva, cioè soggettiva, però l'oggettività ce la può dare soltanto la Juventus e con quello che è il progetto che immagina la Juventus nei prossimi 2 anni. Poi noi possiamo avere tutte le opinioni che vogliamo,
però passa tutto in secondo piano. Io spero che questa mezz'ora di Chiacchiera Ragazza sia stata di vostro gradimento. Fatemi sapere le vostre opinioni anche qui sotto nei commenti. Sono andato un po' lungo, se devo dire la verità, sapevo che sarebbe stato un video abbastanza importante, spero ovviamente di ricevere delle risposte civili, perché siccome l'educazione anche in questi contesti che secondo me sono delicati resta comunque al primo posto, in primo piano.